Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Siamo di prima mattina e oggi vi parlerò di una ricetta fantastica. Sapete che sul canale c'è già la ricetta delle mafalde, ma le ho volute rifare con il lievito madre. Guardate qui, vedete? Sono soffici e croccanti. Spero che la video ricetta vi sia utile. Vi ricordo che mi trovate anche sui social Instagram, Pinterest, Facebook e Telegram, dove potete condividere direttamente. Vi lascio alla ricetta e alla prossima. Ciao! Quindi andiamo a mettere 400 g di farina di semola di rimacina dentro la nostra ciotola della planetaria. Aggiungiamo anche 100 g di farina 00. Vi consiglio una farina con minimo 10%. 10 g di proteine. Se la vostra 00 ne ha di meno, vi consiglio di sostituirla ad una farina di tipo 0 che ne ha 10-11. Dopodiché vado a mettere 300 g di acqua a temperatura ambiente, mi raccomando, è importante, e vado a mescolare il tutto con l'aiuto di un cucchiaio di legno. In questo modo l'impasto deve rimanere davvero grezzo. Questo passaggio di autolisi, si chiama così, serve per andare ad idratare meglio la farina. La mettiamo da parte per 20 minuti e ci andiamo a riprendere il nostro lievito madre, che ovviamente abbiamo già rinfrescato 3 ore prima di questo procedimento. Trascorsi 20 minuti, ecco come si presenta il nostro impasto di farina e acqua in autolisi. Vado a riprendere il mio lievito madre e vado a prelevarne solo il cuore. In questo modo lo vado a spellare e ne prelevo 120 grammi che andrò ad inserire dentro la mia farina a pezzettini. In questo modo andiamo ad aggiungere anche un cucchiaino di miele, che sono all'incirca 10 grammi, io utilizzo quello di acacia, se non l'avete mettete un cucchiaino di zucchero, e ci trasferiamo nella nostra planetaria. Quindi iniziamo, mettiamo il gancio a spirare o ad uncino, come preferite chiamarlo voi, e lasciamo impastare per minimo 5-6 minuti a velocità minima, così che il tutto si idrati ancora meglio e si incorpori meglio. Quando vediamo che si è formato un bel panetto, andremo ad aggiungere anche il sale. Aggiungo 10 g di sale quindi e lascio ancora incorporarlo a velocità 1. Dopo un paio di minuti aumento la velocità a 2 e inizio ad inserire l'olio extravergine d'oliva, 40 g esatti, in più fasi. Ne aggiungo un po' e quando si incorpora il primo all'impasto vado ad aggiungere l'altro. In questo modo otterremo un impasto ancora più elastico. Io ho impastato per 18 minuti esatti. Guardate come deve presentarsi l'impasto. Cosa fondamentale è non impastare troppo a lungo, perché altrimenti, a secondo anche del tipo di macchine che abbiamo a casa, l'impasto può surriscaldarsi troppo. Quindi l'impasto non deve superare a fine impasto la temperatura di 25, massimo 26 gradi. Quello che vi consiglio di fare io, se notate che il vostro impasto si è surriscaldato molto, andate a fermare la planetaria, lo coprite, lasciate riposare 10-15 minuti e poi rifate l'impastare nuovamente. In questo modo l'impasto prima si raffredda e poi comincia ad impastare, perché ci sono molte planetarie che surriscaldano molto gli impasti. Questa operazione è difficilissima da farsi con il bimby, ad esempio, perché il bimby va a surriscaldare tantissimo. Dopodiché andiamo a mettere un po' di olio in una ciotola, vado a ungermi il mio impasto così non si secca e lo copro con pellicola trasparente e lo lascio lievitare nel forno per circa 3-4 ore, ma a forno spento, con luce spenta, vado a mettere solo un pentolino di acqua calda. Ed ecco qua il mio impasto dopo 4 ore, guardate quanto è bello e come è triplicato, non raddoppiato, triplicato. Vado a ungere di farina la mia spanatoia e vado a rompere la lievitazione. Per cui questa volta non abbiamo messo la luce accesa, perché altrimenti il forno avrebbe raggiunto, superato la temperatura di 30 gradi e non va bene per questo tipo di impasto. Quindi solo il pentolino con acqua calda che crea umidità all'interno del forno. Vado a pesarmi dei pezzi di impasto di 160 g ciascuno.
aiutandomi con della farina, vado a dare delle piccole pieghe in questo modo. Vado a formare dei rotolini e li posteggio sulla farina di semola sempre e li lascio riposare così per 10 minuti circa, il tempo che l'impasto si rilassi un attimino. Li copro con un canovaccio pulito e attendiamo. Trascorsi i nostri 10-15 minuti andiamo a riprendere i nostri rotolini, eliminiamo la farina che c'è al di sopra in eccesso e andiamo a schiacciare con l'aiuto dei polpastrelli delle mani, così andando a fare delle piccole pieghe. In questo modo daremo ancora più forza alla nostra mafalda, al nostro impasto. Quindi andiamo ad arrotolare fino ad ottenere una lunghezza di circa 45-48 centimetri e andiamo a formare le nostre mafalde. Quindi prendiamo il lato superiore del nostro rotolino, della nostra serpentina, meglio dire, e facciamo un giro a S più piccolo, poi lo ingrandiamo al centro fino alla fine. Teniamo con un dito la fine e tiriamo verso l'alto, verso il capo dell'altro lato, il nostro impasto. In questo modo avremo formato la nostra prima mafalda. Procediamo così per tutte e ci vediamo dopo. Dopo aver formato le nostre mafalde tutte, le andiamo a coprire con un canovaccio bagnato e le lasciamo così a temperatura ambiente per tutta la notte. Quindi io vi sto dicendo che questa operazione l'ho fatta alle 9 di sera. Infatti, come vedete, è corso il mio aiuto il mio piccolo uomo di casa che già era in pigiama perché stava per andare a letto. Qua ancora fino alle 10:30 di sera d'estate c'è luce. Quindi le copriamo e ci vediamo domani mattina. Ciao! Ed eccomi qua alle 6 del mattino, guardate come sono lievitate benissimo. Quindi non ci resta che andarle a bagnare un po' con la mano con dell'acqua e andiamo a cospargerle con i semini di sesamo che sono fondamentali. Questo passaggio di andare a bagnare la superficie delle nostre mafalde aiuterà anche tantissimo durante la cottura perché lascerà molto più umide le mafalde. E quindi continueranno a lievitare all'interno del forno, non si secca subito la superficie. Quindi andiamo a mettere in forno a 200 gra 220 gradi, scusate, per circa 15 minuti. Dopodiché abbassiamo il forno a 190 gradi e li cuociamo ancora per 15 minuti. Comunque ricordatevi che la cottura è una cosa personale perché ogni forno è a sé. Vado a mettere anche il mio solito pentolino pieno d'acqua all'interno e metto le mafalde al centro del forno. Ci vediamo dopo per vedere come vengono queste mafalde con lievito madre. Ed ecco qui le nostre mafalde. Saranno cotte quando, bussando al di sotto, faranno questo rumore. Avete sentito? Guardate che sono belle, ragazze, sono felicissima. Lavoro ce n'è, sì, perché più che altro ci sono molti tempi di lievitazione, perché con il lievito madre ci vuole molto più tempo, però guardate qui che spettacolo, ragazzi. Sono davvero buonissime, un profumo che si è sprigionato per tutta la casa che mi ha inebriato di prima mattina. Infatti, ho fatto colazione con loro stamattina. Io vi consiglio di provarle. Se volete fare quello con il lievito di birra, trovate la ricetta, ve la metto qua sopra nella i di info o sotto nell'info box. Però vi consiglio di provare anche queste. Avendo il lievito madre, mi sono detta, le devo fare anche con il lievito madre. Sono eccezionali. Io spero che questa video ricetta vi sia piaciuta e che vi sia utile soprattutto.
Vi ringrazio per rifare tutte le ricette che state rifacendo perché siete in tantissimi che mi mandate le foto. Io vi ringrazio davvero e grazie anche per i 17.000 iscritti. Vi abbraccio fortissimo, alla prossima video ricetta della cucina del cuore. Ciao!